Un boccone amaro, quello della sanità, che il sindaco Seri deve masticare in queste ore, dopo che il Movimento 5 Stelle ha svelato che esiste una delibera regionale, la numero 41, che rimette in gioco le operatività mai portate a termine fino ad ora. Quindi si ricomincia tutto da capo, ovvero dalla delibera 62 del 2012, che indicava fosso 6 ore il sito ideale per la costituzione della nuova struttura unica. In più, c'è a rendere il tutto più indigesto anche la costituzione di un comitato tecnico di indirizzo con a capo il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Il tutto senza che dal 22 di febbraio, data di emanazione di questa delibera, trapelasse nulla dal Palazzo della Regione. E poi, ciliegina sulla torta, l'esposto alla prefettura da parte dei gruppi consigliari dell'UDC e Progetto Fano. Queste cose non si devono apprendere dagli organi di informazione o per vie traverse, ma... sarebbe bene che si informassero i diretti territori interessati, ma neanche i consiglieri regionali erano informati di questo atto. Detto questo, ripeto, la cosa mi ha scocciato moltissimo proprio per la metodologia, però in ogni caso, a prescindere da quelli che sono gli atti deliberativi, quando si indica un territorio, come nel caso specifico fosse 6 ore, senza un accordo del comune ovviamente non si fa nulla, perché come ben sapete poi ci sono degli atti amministrativi che devono essere conseguenti, quindi in ogni caso ci deve essere la condivisione del territorio, come ho sempre sostenuto e come mantengo ancora fede a quanto detto. Ecco, quindi la prossima mossa sua e della sua giunta quale sarà a riguardo? Noi, le nostre posizioni sono chiare e nette e in ogni caso rimane sempre il discorso per quello che riguarda la funzionalità dell'ospedale Santa Croce. A marzo, siamo nel mese di marzo, c'erano degli impegni che devono essere mantenuti. Io ho già in programma degli incontri per verificare quanto assunto come impegni, se ci sono bene, altrimenti assumeremo le posizioni dure, come è giusto che siano, nella tutela e non negli interessi, nella tutela di un servizio sanitario importante come è quello sanitario per i cittadini e per la gente, sulla quale non si può transigere e ci vogliono comportamenti corretti.